8 dicembre 2021 con GJ su Radio Facebook. Questa sera verrà acceso l'albero di Natale. Oggi ci troviamo con la signora Marilu, col suo stand. Sì, Event e Wedding Planner, in collaborazione con la New Gymnasium di Rossella Corsaro, e faremo arrivare Babbo Natale con la slitta. Ci saranno le ragazze della New Gymnasium che balleranno qui in piazza. Se ci vuole illustrare cosa consiste questo stand. Allora, c'è la sedia di Babbo Natale, entriamo. Sì. Quindi i bambini vengono i bambini qua. Verranno qui, magari si fanno una fotografia con Babbo Natale. C'è l'albero di Natale con i disegni dei bambini, fatti dai bambini. Il caminetto, tutto in stile. Senta, che tipo natalizio. È per i bambini che ci guardano, che tipo è Babbo Natale? Ma è un tipo buono, è buonissimo Babbo Natale. Anzi, quest'anno è ancora più felice che li può incontrare dopo l'anno scorso. E sicuramente gli darà qualche dono dolce, qualche parolina di conforto, sicuramente. Senta, dove vive Babbo Natale? È al Polo Nord, lì c'è l'indirizzo. Ah, c'è l'indirizzo, sì, che sì. C'è scritto? C'è l'ufficio postale di Babbo Natale. Che è a Babbo Natale, Polo Nord, Circolo Polare Artico, Finlandia, col c'è telefono. Anche il numero di telefono, sì, sì. Ah, chissà se è WhatsApp, lo devo ce dire l'ha dato, nipoti. Sì, sì, ce l'ha dato lui personalmente. Senta, il piatto tipico di Babbo Natale? Beh, lì al Polo Nord non saprei che cosa, ma noi vi possiamo consigliare una buona pasta al sugo, no? Sicuramente. E quindi speriamo che si trovi bene a Serra. E quando sì, arriva speriamo. Babbo Natale? Babbo Natale arriverà intorno alle 6 meno un quarto, 18.45, 19. Dicono che è alto, grande. Si fermerà un pochino, sì. Spero di intervistarlo. Sì. Va bene, io la ringrazio. Va bene, grazie a lei. Lungo corso Umberto I, saluto chi già c'è, nel frattempo ne approfitto per chi invece ancora deve arrivare, mi sta seguendo dai social, quindi vi invito a partecipare a questo evento, ad accendere con noi il Natale alle 17.30, tante saranno le sorprese, una ve l'anticipo perché ho visto che i bambini sono curiosi, c'è la casetta di Babbo Natale, perché? Perché dovrà sostare qui con noi Babbo Natale per un po', al momento è sulla sala. Festa dell'Immacolata 2021 in diretta da Serra San Bruno, oggi col primo cittadino, buonasera. Buonasera. Un messaggio a tutti i serresi che ci stanno guardando anche dall'estero. Allora, mando i migliori auguri di queste festività che iniziano oggi con la festa dell'Immacolata. Un abbraccio caloroso a tutti e anche a tutti coloro i quali che vivono all'estero e che portano Serra nel cuore ovunque loro vivono, li aspettiamo ovviamente a braccia aperte. Quindi buone feste e tanti auguri. Grazie Sindaco.